Il primo giorno che sono entrato a Milanello e la facilità con cui mi sono ambientato, questo sicuramente grazie al fatto che ho trovato un gruppo sano che mi ha permesso di inserirmi immediatamente. Sono passati 15 anni e Carlo Ancelotti continua a vincere, sorpreso? Assolutamente no, bisogna solamente inchinarsi davanti sicuramente forse all'allenatore italiano più grande della storia. Come hai vissuto la vittoria dello scudetto di Milanello? Forse sei rimasto un po' sorpreso? Sorpreso no, perché insomma io vedevo che il Milan stava lavorando molto bene, avevo avuto modo anche di fare i complimenti a Paolo Maldini e quindi mi ha fatto veramente molto molto piacere, sia per il legame che ho con il Milan e anche per il legame che ho con Paolo Maldini, perché insomma si è tolto veramente una grandissima soddisfazione. Tu hai giocato con Paolo, che è stato il terzino più forte della storia del calcio. Oggi c'è Teo Hernandez che ha quella fascia da ex terzino e avendo giocato con Paolo, come sono? Cioè, sono due epoche diverse, ma Teo come lo vedi? Teo lo vedo benissimo ed è sicuramente oggi, ma non oggi, da qualche anno tra i primi tre al mondo, però Maldini rimane unico, perché era veramente forse uno dei giocatori più completi in assoluto del calcio italiano. Si aspettava questa vittoria del Milan anche con i giovani, un po' un'inversione di tendenza rispetto al suo Milan? Dire che me l'aspettavo non era una cosa semplice, però insomma vedevo che il Milan stava lavorando molto bene, che Maldini insieme a Massara operavano benissimo sul mercato, Pioli ha fatto un grande lavoro in campo e quindi è una vittoria che premia sicuramente il lavoro, le idee. E secondo me in Italia molte società dovrebbero prendere esempio dal Milan. Le faccio una domanda, visto che parliamo di Champions, come vede questo Milan in Champions League anche dopo le prime giornate? Mi ripeterò, ma io il Milan lo vedo bene. È normale che adesso questa è una squadra che in Champions ha poca esperienza, perché in campionato ormai è una certezza, un'identità precisa, e adesso deve cercare di riportare la stessa identità, le stesse certezze in Champions League, ma conoscendo la mentalità di Paolo Maldini e quindi quello che chiederà la società a questi ragazzi, non ho dubbi che il Milan riuscirà a fare anche bene in Champions League. Pippo, cosa c'è di Carlo Ancelotti e Stefano Pioli, secondo te? Ma non lo so, perché bisognerebbe viverlo quotidianamente. Da quello che insomma sembra, anche lui riesce a creare un grande rapporto con i giocatori, ha creato un'empatia importante con i giocatori, con il pubblico, e quindi forse questo lato del carattere così che ti porta a essere ben voluto un po' da tutti.